Bene, siamo a venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare da inserire nel mio portafoglio. La cyber security è un contesto molto importante. Io, per esempio, anche per cultura personale, sto facendo un corso di cyber security. Nella vita non si sa mai, i dati, anzi le nostre informazioni, come per utilizzare appunto la terminologia corretta, almeno quello che ho capito dal corso, sono un bene prezioso. Oggi ti voglio parlare di tre ETF che seguono proprio questo ambito, questo contesto, ma te ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi si vola in sicurezza, o almeno spero. Un trend è quello della sicurezza informatica di vitale importanza per le nostre vite. La privacy, o privacy come dicono in Inghilterra, ha un ruolo fondamentale che non deve essere infranto. Per cui ci sono tante aziende che si occupano di questo settore e quale migliore modo di prenderle tutte insieme se non con un bel ETF? Anzi, sono tre quelli di cui andiamo a parlare oggi. Andiamo per cui al PC a parlare proprio di questi tre ETF e poi torniamo qui per le ultime considerazioni, però prima di andare al PC naturalmente volevo solo ricordare che questi non sono consigli di investimento o consigli di investire in nessun modo, né tantomeno un invito ad andare a prendere questo o l'altro prodotto. Io non sono un consulente finanziario, ma porto questi contenuti solo a scopo prettamente educativo ed informativo. Fate sempre le vostre opportune valutazioni. Inoltre, se vuoi sostenermi sul canale, anche con un caffè al mese puoi abbonarti qui su YouTube o sostenermi su Patreon se credi nel mio progetto. In questo modo avrai anche accesso a dei contenuti dedicati. Ed eccoci qui sul primo dei tre ETF, il Rise Cyber Security and Data Privacy, che va a seguire l'indice Foxberry tematica Research Cyber Security and Data Privacy e replica società globali quotate, in cui i ricavi derivano in maniera significativa da settori della sicurezza informatica e data privacy. Ha un prezzo di 5,56 euro al momento, in questo caso lo vediamo quotato su Xetra, ma dovrebbe essere quotato anche su Borsa Italiana. L'asset under management al momento è 115 milioni di euro, per cui si tratta di un fondo di medio di pensioni con replica fisica totale in dollari americani senza copertura valutaria, una politica di distribuzione ad accumulazione e un TER dello 0,45%. Se andiamo a vedere la sua esposizione geografica, prima di tutto ci sono gli Stati Uniti col 50,84%, poi il Giappone con l'8,51%, Israele 7,49%, Regno Unito 7,40% e poi altri col 25,76%, fra cui figurano anche Corea del Sud, Canada ed altri stati. Dal punto di vista settoriale, ovviamente l'informatica è quella che ne fa da padrona, qui vede anche altri segnalato, per cui bisognerebbe andare ad analizzare in più in dettaglio magari sul sito dell'emittente l'ETF per andare a capire quali altre aziende vanno a comporre questo indice. Per le aziende che mi vengono in mente più famose qui troviamo Fortinet e Cellpoint Technologies, però ovviamente si tratta di aziende che andrebbero approfondite abbastanza bene perché non è un settore che io conosca bene e ovviamente io non vado mai ad investire in un ETF se non conosco il settore e se non conosco almeno 4-5 delle prime 10 aziende per capire cosa facciano, di cosa trattino e insomma se ne vale la pena sì o no. Le prime 10 partecipazioni coprono il 34,44% dell'indice su un totale di 53 partecipazioni, per cui si tratta ovviamente di un ETF abbastanza diversificato. Se parliamo di rendimenti, come si può vedere, un ETF che dalla sua creazione 16 febbraio 2020 ha avuto un trend positivo e ad oggi, a 2022, ha fatto più o meno un 10% su base annua, che non è male considerato i cali che ci sono stati in questi ultimi mesi, ma anche i cali che hanno impattato la dinamica recente, soprattutto della guerra Russia-Ucraina. Qui ci si perde un attimino sul calo della crisi pandemica perché, come si può vedere, praticamente ha avuto il crollo, però era praticamente stato appena quotato e poi ha avuto subito il via via per salire. Se l'avessimo preso un anno fa, in questo momento avremmo un 1,29%, però nel 2021 ha dato un 13,77% di rendimento e come potete vedere anche qui è quotato sulla borsa italiana col ticker CYBR. Poi comunque vi lascio tutti i dati qui sotto nella descrizione del video, incluso il nome, l'ISIN e il ticker di ogni singolo ETF di cui andiamo a parlare. Il secondo ETF è il First Trust Nasdaq Cyber Security. In questo caso l'indice è diverso perché va a seguire l'indice Nasdaq Cyber Security che replica le società attivamente impegnate nella fornitura di servizi e tecnologie per la sicurezza informatica. Prezzo attualmente di 24,50€, un fondo di medie dimensioni però molto più grande di quello precedente, quasi il triplo, 395 milioni di euro. Anche in questo caso replica fisica totale, quotato in dollari senza copertura valutaria,
e con un TER dello 0,60%, quindi un po' più caro di quello precedente, con una politica ad accumulazione per quanto riguarda la politica dei dividendi. In questo caso abbiamo quasi il 77,5% negli Stati Uniti, un 6% in Israele, abbondante, India 3%, Corea del Sud 2,42% e altri 11,12%. Poi gli altri notiamo Francia e Giappone. In questo caso un ETF meno diversificato perché ci sono meno partecipazioni di quello di prima, qui sono 41, e il peso delle prime 10 sono quasi un 46%. Ora queste li conosciamo quasi tutti, o almeno penso che voi le conosciate: CrowdStrike, Cloudflare, Palo Alto, Cisco, Infosys, insomma sono aziende ben conosciute. Una ponderazione per le prime due, che sono già un 13%, per cui è un po' più, diciamo, sbilanciato rispetto a quello precedente. Per quanto riguarda i settori, il 90,5% informatica, l'1,68% industria e poi un 7,8%, quasi un 7,9% in altri settori. Un fondo, anche questo nuovo, diciamo, è stato quotato addirittura dopo il boom. Un fondo nuovo anche questo, come si può vedere, quotato addirittura dopo quello precedente, il 26 maggio 2020, per cui si è perso tutta la caduta, la discesa libera della problematica pandemica ai propri inizi, e in questi due anni infatti ci ha dato un 33%, che se non fosse stato per gli ultimi problemi che si sono verificati, diciamo, a febbraio e marzo per la questione ucraina-russa, avrebbe dato comunque quasi un 60% di rendimento. In questo momento è fermo al 33,7, per cui potrebbe essere un buon motivo per farci un ingresso. Praticamente è tornato più o meno ai livelli del giugno del 2021. Questo qua nell'ultimo anno ci ha regalato quasi 9,5% e nel 2021 in totale quasi un 29,5%, per cui è andato molto meglio dell'altro, ma ovviamente, come dicevo prima, si è perso i due mesi peggiori. Quotato anche su Borsa Italiana con ticker CIBR, e anche per quanto riguarda questo ETF vado a lasciare ISIN e ticker nella descrizione del video e anche nel commento pinnato. Ultimo ETF di questa lista è il WisdomTree Cyber Security. Questo indice, che è WisdomTree Team 8 Cyber Security, replica le società attivamente impegnate nella fornitura di servizi e tecnologie per la sicurezza informatica. Aziende che non rispettano i parametri ESG sono escluse dall'indice, per cui si vanno a inserire quelle aziende che vanno a seguire completamente i parametri ESG. Cosa che a me, io dico sempre, non mi interessa, non perché non ci credo in queste tematiche ambientali, sociali, di corporate governance, ma semplicemente le aziende usano questo come, se, a mio parere sempre, uno specchietto per le allodole, per far sì che la gente veda questo impegno parziale in queste tematiche e la gente vada a comprare con più interesse. Comunque, prezzo di 17,24 al momento, è un indice molto piccolo, 56 milioni di euro. Replica fisica totale, un TER dello 0,45%, valuta in dollari senza copertura valutaria e una politica dei dividendi che è accumulazione anche in questo caso. Per quanto riguarda l'esposizione, vediamo quasi tutte le aziende di quello precedente, ma è un indice un po' più diversificato dal punto di vista territoriale, perché in questo caso il 67,5% è negli Stati Uniti, un 6% in Israele, Paesi Bassi 3,72%, Corea del Sud 3,30% e altri 19,37%, fra cui troviamo anche un 3% del Giappone. In questo caso 84,5% è verso l'informatica e un 15,55% verso altri settori. Come dicevo prima, aziende simili ma non tutte uguali, troviamo Cloudflare, Datadog, CrowdStrike, Palo Alto, Ping Identity e così via. Un ETF con meno partecipazioni sono 29, di cui le prime 10 coprono quasi un 45%, per cui si può dire che le prime 10 vanno a coprire quasi la metà dell'indice. Indice molto meno diversificato degli altri due che ho presentato prima, però ovviamente anche in prospettiva potrebbe essere più o meno volatile, più o meno rischioso, ma anche che possa dare più o meno rendimenti. E se parliamo di rendimenti, dalla sua creazione, diciamo il 1 febbraio 2021, questo ETF è andato in negativo, per cui sta donando un meno 16,5%. E infatti nell'ultimo anno ha dato un meno 1,33%, nel 2022 un meno 25,61%. Però come dicevo prima, essendo nuovo ed essendo molto meno diversificato, ovviamente si può anche ottenere dei vantaggi maggiori o delle perdite maggiori. Bisogna valutare sempre la propria esposizione, la propria percezione del rischio e quello che è l'arco temporale nel quale si va ad investire in un ETF più o meno grande. Questo ETF viene quotato su Borsa Italiana col ticker WCBR. E ovviamente anche per questo vado a lasciare ticker e ISIN nella descrizione del video e ovviamente anche nel commento pinnato. Questi sono tre ETF, ce n'erano altri due o tre che avevo preso in considerazione ma ho scartato perché andavano semplicemente a duplicare uno o più ETF di questa lista e che reputavo ovviamente un po' meno meglio, se così si può dire. Diciamo che sono tutti più o meno simili, sono andato a guardare un po' di altri dati per vedere quale
fosse idealmente quello più utile da andare a comprare. Però ovviamente, come dico spesso, questi non sono consigli per gli acquisti, ma semplicemente delle illustrazioni a scopo didattico di vari strumenti che sono presenti sul mercato. Bene, spero che sia stato di interesse e torniamo alla mia faccetta per le ultime considerazioni. Bene, dammi una tua qui sotto nei commenti e fammi sapere se conoscevi uno, tutti questi ETF, se li seguivi magari avendoli già acquistati o avendoli in watchlist. Come li consideri, rischiosi oppure un'opportunità da non perdere? Spero vivamente di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere me e la community. Come sempre, cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci tante opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Bene, oggi è venerdì, ultimo video della settimana, per cui noi che facciamo? Torniamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Buonanotte Mercati per iniziare una nuovissima settimana editoriale. Ti auguro un felicissimo fine settimana. Ciao!